vi presento i nostri relatori che sono Massimiliano Abriola, che è Head of Strategy Consulting and Arval Mobility Observatory, ed è con noi anche un fleet manager che è un amico, insomma, è una persona che ci segue sempre molto volentieri, è Stefano Bendanti, che è Fleet Travel and Mobility Manager di Aboca. Come potete già iniziare a capire, il fatto che Stefano, il dottor Bendanti, abbia questo triplice ruolo all'interno di Aboca apre una delle questioni che noi vogliamo affrontare nel corso di questo seminario, cioè l'istituzione di una cabina di regia unica e che sovrintenda la mobilità aziendale. Ma questo è solo uno dei temi che vogliamo, su cui vogliamo che affronteremo nel corso del seminario, e in realtà parleremo anche di sostenibilità, andando a riprendere ciò che è emerso nel corso del primo seminario riguardo alla diffusione delle auto elettriche ed elettrificate nelle flotte aziendali, e collegandoci anche agli argomenti che sono comunque già stati introdotti sempre nel primo seminario, che riguardano la disponibilità di servizi flessibili per chi è interessato, insomma, ad effettuare un determinato processo di aggiornamento della flotta, e andando a parlare anche di sicurezza e di tante altre cose che verranno introdotte, tanti altri elementi che verranno introdotti nella discussione, grazie ad un approccio che voi avete già avuto modo di constatare, cioè che è l'approccio statistico e l'approccio di rilevazione, che continuerà anche nel corso di questo seminario. Per cui, dopo aver parlato della consulenza nel seminario precedente, in questo noi vogliamo introdurre gli argomenti all'ordine del giorno attraverso l'illustrazione dei risultati di una rilevazione condotta con l'Arval Mobility Observatory, in collaborazione naturalmente con Econometrica, e che ha affrontato diversi temi all'ordine del giorno nel settore delle flotte aziendali, a partire dalla sostenibilità, come vi dicevo, per continuare con la flessibilità, la sicurezza, l'istituzione di una cabina di regia unica per la mobilità aziendale, e che mirava a mettere in chiaro come stiamo uscendo da una situazione molto particolare che abbiamo vissuto in questo ultimo anno e mezzo, due anni, in cui i contatti di persona sono stati molto, molto pochi, se non del tutto assenti, ma soprattutto in cui abbiamo subito un'accelerazione del processo di cambiamento della mobilità, che era già in atto anche prima, ma che durante i mesi della pandemia ha subito un'ulteriore accelerazione. Per cui, se anche prima si parlava di introduzione di auto elettriche elettrificate nelle flotte, ma adesso è diventata una questione ancora più stringente, ancora più pressante, ad esempio, per dirne solo una. Quindi, in effetti, quello che è successo nel corso dell'emergenza sanitaria ha anche avuto la funzione di essere un propulsore per molti nei cambiamenti già in atto nel corso della mobilità. Sappiamo che il settore del noleggio è un settore che ha avuto l'emergenza sanitaria ha avuto un effetto piuttosto dirompente, sebbene lo abbia avuto molto più nel settore del noleggio a breve termine che nel noleggio a lungo termine. C'è stata poco tempo fa la presentazione dei risultati dell'osservatorio di Agnasa, da cui emerge che il settore del noleggio a lungo termine, insomma, ha delineato una certa stabilità anche nel corso di questi mesi, il che vuol dire che resta comunque uno strumento molto apprezzato dalle aziende per la gestione della loro mobilità. Io ho cercato di introdurre alcuni dei temi all'ordine del giorno così, in ordine sparso, però naturalmente per avere una relazione, insomma, per capire bene quali sono i dati che abbiamo rilevato e quali sono le tendenze in atto, do la parola al dottor Abriola per appunto la presentazione di ciò che emerge dalla rilevazione che abbiamo condotto con l'Arval Mobility Observatory. Prego, a lei, dottor Abriola. Pronto? Buongiorno a tutti, sono Massimiliano Abriola, e prima di partire volevo darvi giusto due parole su quello che è l'osservatorio della mobilità di Arval. Parliamo di un centro studi che osserva il mercato della mobilità professionale da diversi anni, e per citarne uno tra tutti è l'autore
del barometro che da 17 anni osserva a livello esteso quella che è la mobilità all'interno delle aziende e quelli che sono i principali trend che emergono. Per dare due numeri, quest'anno l'osservatorio nel barometro ha coinvolto oltre 5.000 fleet manager in oltre 20 paesi. Cosa è venuto fuori? Allora, considerate che è una ricerca che è stata svolta tra gennaio e febbraio del 2021, questi primi dati arrivano da questa ricerca, e la fotografia che ci restituisce è che dopo un anno veramente orribile come il 2020, sia dal punto di vista industriale ma anche dal punto di vista nostro, personale, sociale, metteteci tutto quello che volete, tanto lo conosciamo tutti, abbiamo ancora i lividi sulla pelle, quello che emerge è che il 45% dei fleet manager intervistati si è detto positivo rispetto al futuro. Quindi positivo rispetto al trend di potenziale crescita delle flotte che gestiscono. Considerate che un anno prima questo stesso indicatore valeva 31%, quindi una sensibile crescita. I principali driver afferiscono sostanzialmente a tre aree. La prima è perché c'è una corposa aspettativa di ripresa dell'economia e quindi questo in qualche modo fa da zoccolo duro, da substrato per un ritorno di un'aspettativa positiva, quasi che a dire il fondo l'abbiamo toccato, da qua in poi bene o male quello che si vede davanti è solo un potenziale di crescita. Il secondo driver che sostiene in qualche modo uno sviluppo anche vigoroso delle flotte è il fatto che più o meno in tutti è emersa una necessità di una mobilità sicura, dove fino a due anni fa sicura voleva dire sicura rispetto ai canoni della strada. Oggi sicura vuol dire sicura rispetto ai canoni sanitari, quindi una mobilità che è protetta da questo punto di vista, che limita i contatti e, diciamo, in senso generale, che lascia confidenti sul fatto che quell'ambiente che si sta utilizzando per muoversi è un ambiente sicuro. Il 26%, e questo è un dato molto molto interessante, perché vuol dire che la macchina in ambito HR continua comunque ad avere un suo ruolo perché? Perché continua a poter funzionare insieme anche ad altri strumenti, quindi non si parla di sostituzioni ma si parla di completamento, di arricchimento, come elemento di attrattiva per i giovani piuttosto che come elemento di retention sulle politiche retributive, possiamo definirle così. Passando oltre, il secondo elemento che emerge in maniera chiara, limpida, ma questo, come dire, è un elemento che ci viene anche facile constatare perché abbiamo delle conferme che sono conferme empiriche, reali, tracciate. Tutti noi nel nostro lavoro, chi quotidianamente, chi su base un po' più estesa, guardiamo, osserviamo l'immatricolato italiano, l'immatricolato europeo, questa tendenza la vediamo anche oggi nelle case costruttrici che sono qui. Comunque l'elettrificazione delle auto è un qualche cosa che è concreta, è reale, si osserva. E questo emerge in maniera chiara dalla rilevazione. Il 70% delle aziende intervistate ha in maniera inequivocabile detto che da qua a tre anni l'implementazione delle tecnologie green, siano esse full hybrid, siano esse plug-in, siano esse 100% elettrico, è un qualche cosa che non è in discussione. Non è in discussione, addirittura in alcuni casi alcune aziende si spingono a dire che un terzo della flotta potrebbe arrivare a essere nei prossimi tre anni totalmente elettrico. Questo sostanzialmente ci dice, e il Covid in qualche modo ha dato una spallata, che non siamo più nel momento del se fare una migrazione al green, ma siamo entrati nel momento del come. Cioè le aziende stanno immaginando, sono tornate a parlare di progettualità della mobilità e stanno ragionando su come implementare la transizione energetica. I driver principali li accenno, ma li conosciamo più o meno tutti perché sono abbastanza ricorrenti, quindi si va da un'aspettativa di quello che progressivamente diventa un total cost of mobility molto molto più aggredibile,
con ovviamente un'aspettativa di risparmio su quello che è il costo del carburante, definiamolo così, ma poi ci sono altre leve, penso ad esempio alla leva dell'impatto ambientale, dell'immagine che l'azienda proietta di sé, ma penso anche agli aspetti di sicurezza. Sono macchine che hanno altissimi contenuti tecnologici, una connettività nativa, eccetera, eccetera. Elemento importante da aggiungere è che le aziende, in qualche modo, per voce dei fleet manager, hanno definitivamente concesso il fatto che la ricarica, anche in ambito aziendale, viene oggi vista come un servizio essenziale. Quindi non è un qualche cosa che viene considerato un on top, ma è completamente fuso con la progettualità di migrazione al green. Cos'altro emerge dalla ricerca? Emerge che, così come c'è un progressivo spostamento verso alimentazioni green, il Covid in qualche modo ha anche sdoganato un approccio culturale differente, per cui l'utilizzo combinato di altri strumenti di mobilità, mobilità leggera, come possono essere le biciclette, gli scooter, i monopattini, è un qualche cosa che è entrato di diritto tra le opzioni reali che un fleet manager può considerare. Questo anche perché sempre di più emerge come questa figura non si occupa più solo ed esclusivamente della mobilità di chi è un assegnatario di un fringe benefit, ma sempre di più è chiamato a rispondere a esigenze di mobilità che coinvolgono tutta la popolazione dipendente. Infine un ultimo punto, è il punto della connettività. Sempre più veicoli sono connessi. Il 58% già oggi è visto come flotta connessa. Perché è connessa? Perché di fatto la connettività è un elemento basilare, è un elemento che, se volessimo citare Turoch, è un elemento che ti consente di far sì che non stai solo guardando, ma stai finalmente vedendo le cose. È il vedere che i dati ti consentono di approfondire e di poter fare delle valutazioni che hanno una base, diciamo, quantitativa, una base realmente di fatti che supportano certe decisioni e che ti aiutano anche con i tuoi stakeholder in qualche modo per definire quelli che sono dei ratio, quelli che sono gli aspetti economici. Vediamo ora l'Italia. Ecco, questo è un approfondimento che abbiamo voluto fare con Econometrica proprio perché abbiamo voluto approfondire alcuni elementi di evidenza, di spicco che il barometro ci rilasciava, e siamo andati a fare delle interviste qualitative con oltre 300 fleet manager in Italia, statisticamente significativi dal punto di vista delle industrie, della dimensione, del settore di appartenenza, eccetera. La prima cosa che emerge in maniera chiara, abbastanza scontata per certi aspetti, ma vederselo lì con un dato numerico fa più effetto ancora, è che l'esigenza di mobilità è cambiata, ma è cambiata non solo nella percezione, è cambiata nella consapevolezza. La ricerca ci restituisce che il 63% delle aziende, degli assegnatari di veicoli, ha diminuito l'uso dell'auto, sia a fini personali che a fini professionali. Il 67% di tutta la popolazione aziendale ha fortemente diminuito l'uso del trasporto pubblico. Questo in qualche modo ci sta dicendo: attenzione, emerge un problema, perché nel momento in cui ho una avversione, lasciatemi dire, per un utilizzo del trasporto pubblico locale, ho la necessità per la mia mobilità di trovare delle soluzioni alternative, perché la mobilità, oltre all'aspetto professionale, è intrinsecamente legato anche col nostro esercizio della libertà. Lo abbiamo sperimentato e oggi ne siamo tutti molto più coscienti. Qua mi piace fare solo un esempio che in qualche modo rende chiaro com'è cambiata la nostra vita. Pensiamo in ambito aziendale a quello che era la travel policy, ad esempio. Quanti di noi tante volte hanno fatto trasferte solo per partecipare a una riunione importante? Perché la presenza fisica in qualche modo era vista come l'unica reale opzione per essere parte di questa riunione.
Oggi siamo invece ubriacati di riunioni digitali. E io faccio un esempio classico. La classica riunione di 2 ore a Roma, dove ci si alza la mattina, si prende il treno, si fanno le 2 ore, si mangia un panino e si ritorna indietro, forse è finita, perché non c'è nessuna reale esigenza, e soprattutto questo lo vedono oggi le aziende, di mettere in piedi uno sforzo simile per essere presente a una riunione. Lo smart working, la digitalizzazione ci ha insegnato che le cose funzionano, si possono fare anche diversamente. In tanti casi ci piacciono di meno, sicuro, il contatto umano è un qualcosa che ci dà piacere, ci dà valore, però allo stesso tempo il trade-off tra costo e opportunità di alcuni eventi oggi si è spostato notevolmente. Altro elemento molto molto positivo è una ulteriore conferma. Ricordo che questa indagine fatta con Econometrica è freschissima, è stata fatta tra marzo ed aprile, quindi riesce già anche a interiorizzare quelle che sono le aspettative di ripresa, perché a marzo e aprile la campagna vaccinale era già partita, quindi in qualche modo esprimeva già un sentimento di rinascita. Ecco, il 35%, quindi diciamo un po' sotto la media europea, ma è comunque una conferma, ha inequivocabilmente espresso un outlook positivo sulla propria flotta in gestione. Un'altra cosa che va assolutamente a confermare questo cambio culturale, questo shift rispetto alle nuove opzioni reali di mobilità leggera, è che il 32% ha riscontrato una crescita importante sulla mobilità a 2 ruote delle persone che lavorano in azienda. Questo è un dato, è fantastico, cioè mi sembra, per noi oggi quasi appare normale, ma se ci pensiamo sembra che stiamo commentando una rilevazione olandese, cioè per certi aspetti è fenomenale un numero del genere. L'altro elemento veramente veramente importante e di spicco è che le aziende ci restituiscono che 1 su 3 prevede di investire di più nella mobilità. Questo, se ci pensiamo, è ovvio, la popolazione che beneficia di un'orchestrazione di quelli che sono gli strumenti di mobilità non è più il 20% della popolazione aziendale. Il fleet manager di riferimento, nella sua evoluzione di ruolo, che non voglio citare in questo momento, ma che tutti noi sappiamo, si sta spostando ad occuparsi anche di altre cose. Il suo scope, il suo respiro sta aumentando notevolmente, e anche le sue opportunità all'interno dell'azienda. Sempre di più può essere chiamato a svolgere un ruolo maggiormente strategico. È veramente una grandissima opportunità. Il 40% delle aziende ha dichiarato che sta istituendo piani di mobilità per il governo dei bisogni di spostamento dei dipendenti. Questo ovviamente è un riflesso anche dell'incentivo normativo, lo sappiamo tutti, chiamarlo incentivo forse è scorretto, diciamo così del quadro normativo di riferimento. I principali elementi sono la mobilità green, i principali obiettivi diciamo di questi piani sono comunque un incentivo, una svolta verso il green, l'utilizzo diffuso di altre forme di mobilità, le 2 ruote in primis, la mobilità condivisa che non è sparita, la mobilità condivisa, la mobilità connessa non sono sparite. Chiaramente il 2020 ha limitato lo sviluppo, ma questo qua è un trend che addirittura oggi gli analisti prevedono con una crescita ancora più vigorosa. Perché? Perché risponde molto meglio, ad esempio, del trasporto pubblico locale in tante aree per soddisfare quel bisogno di mobilità protetta. Nel momento in cui si riesce a fare una condivisione con, chiamiamole così, delle bolle di persone omogenee, il problema è risolto. Tutto ciò che è il panico, chiamiamolo così, dal punto di vista del contagio sanitario sparisce. E poi c'è quell'altro dato, quel 79%, che è favoloso, perché dice che le aziende stanno vedendo come tutto questo cambio impone una cabina di regia nuova. Vede l'opportunità di cogliere, di orchestrare i temi della mobilità in modo congiunto. Ora, concedetemi il lusso di, come dire, di,
deviare un attimo da questo per provare a contestualizzare in maniera diversa che cosa può voler dire la strada dell'integrazione. Immaginiamoci di essere in un contesto aziendale e di dover prendere la decisione 1. La decisione 1 è una decisione che ha davanti due possibili opzioni: un guadagno sicuro di 240 euro oppure il 25% di probabilità di guadagnare 1000 euro ma il 75% di probabilità di non guadagnare nulla. Quanti di voi si sentono più vicini all'opzione 1? Si può alzare la mano, a meno che non siete tutti sull'opzione 2. Quanti tra le due opzioni sceglierebbero il guadagno certo di 240 euro? Statisticamente è la decisione che viene presa da tutti e ci sta, in un framework decisionale di questo tipo ci sta. Un altro reparto, sempre all'interno della stessa azienda, deve prendere la decisione 2, sempre relativa alla mobilità. Una perdita sicura di 750 euro oppure la probabilità di perdere 1000 euro al 75% o il 25% di probabilità di non perdere nulla. In questo caso la statistica ci dice che la scelta che viene opzionata, lo sapete già perché, come dire, nel vostro stomaco probabilmente l'avete già presa, è la D. La gente non vuole una opzione certa, preferisce, come dire, giocarsela fino all'ultimo di non pagare nulla. Quindi in qualche modo, come framework isolati, la decisione 1 porta alla scelta A, la decisione 2 porta alla scelta D. La cosa che emerge è che sono due scelte sensate, razionali, che all'interno di un quadro di incertezza ci stanno, non c'è nessun problema. Vediamo cosa succede se l'azienda avesse una regia integrata. Abbiamo detto che erano decisioni che erano relative a opzioni di mobilità, ma ovviamente viste in reparti differenti, come potrebbe essere il travel manager da una parte e magari il fleet manager dall'altra. Ora, guardate invece se le integriamo dal punto di vista della scelta aziendale. L'opzione che abbiamo scelto noi, la AD, ci dice che può produrre il 25% di probabilità di vincere 240 euro. È lo scenario migliore, no? Prendiamo le 240 euro sicure e non andiamo a perdere nulla. Ma se le cose ci vanno male, ci dice che abbiamo il 75% di probabilità di perdere 760 euro. Che è fatto da 1000 euro di perdita e 240 euro di guadagno sicuro. L'opzione B ci dice che abbiamo, messe insieme, no, il B e il C, le opzioni che abbiamo scartato, ci dicono che abbiamo il 25% di probabilità di vincere 250 euro, il 75% di perderne 750. Ora, la cosa bella della visione integrata è che queste due opzioni combinate, integrate, sono due opzioni che ci consentono di scegliere in maniera inequivocabile quella che è l'opzione dominante. Non siamo più in un ambito di incertezza assoluta. Siamo riusciti a mettere in schema il fatto che la B e la C potenzialmente, se le guardo da un punto di vista aziendale, sarebbero scelte che portano a un potenziale beneficio che è dominante rispetto alla combinazione AD. Questo è un esempio teorico, ma abbastanza, come dire, incomprensibile, di come una visione integrata oggi, dove, per citare Bauman, la mobilità è diventata liquida perché pervade tutte le funzioni aziendali, l'HR, il travel, il fleet manager. Questo ci dice come una regia integrata è una scelta sensatissima. Lo capiamo già se ragioniamo di pancia. Qua abbiamo in qualche modo anche invece un aspetto cerebrale, razionale, che ci dice che assolutamente è un'opzione da percorrere, perché ci permette di mettere insieme delle cose che, trattate separatamente, non creano efficienza. Detto questo, per l'Italia si apre un orizzonte nuovo della mobilità? È quello che ci restituisce l'indagine fatta con Econometrica, ci dice di sì. Ci dice che c'è una grande volontà di investire sulla mobilità, perché la mobilità in questo momento, fatemela dire così, è quasi il nuovo Eldorado.
Cioè lo capiamo che sta cambiando il mondo e che la mobilità probabilmente è un forerunner, è una di quelle prime cose che stiamo sperimentando del mondo nuovo che verrà. Ma il 65%, in coerenza con la complessità che la mobilità di oggi si sta portando dietro, ci dice che non è più, dal punto di vista aziendale, una scelta di acquisto della mobilità, ma è una scelta di progetto della mobilità, dove l'aspetto consulenziale è fondamentale. È fondamentale per il dominio della complessità, ma è fondamentale anche per certi versi, alleviare quel senso di responsabilità che le aziende oggi stanno sentendo nel fare delle scelte di mobilità. Cioè si sente il bisogno, come le aziende lo sentono storicamente per tanti altri ambiti. È usuale il fatto che le aziende ricorrano alla consulenza per fare delle scelte economiche, strategiche. Lo è oggi anche per la mobilità. Questo emerge in maniera molto molto forte. Mi trovo a chiudere. Il titolo di questa slide è la CSR, come estrema sintesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che vi ho raccontato ci restituisce una fotografia molto molto chiara. La CSR oggi, intesa come sostenibilità, e io quando parlo di sostenibilità è ovvio che a tutti noi ci viene in mente la sostenibilità ambientale. Ma la sostenibilità ha tante tante dimensioni. La sostenibilità deve essere anche economica, perché una mobilità green che non è accessibile a vasta scala ci lascia sulle strade il parco circolante euro 0, euro 1, euro 2. Non ne usciamo se è una nicchia che abbraccia la mobilità. Vuol dire che la mobilità è green ma non è sostenibile per la collettività. Quindi deve essere sostenibile anche da un punto di vista economico. E deve essere sostenibile anche da un punto di vista culturale, infrastrutturale, perché non è solo una scelta del singolo, non è solo una scelta dell'azienda, è una scelta che cambia anche il layout delle nostre città, cambia anche la modalità di viaggiare, la modalità con cui gestiamo l'energia. Quindi impatta tante dimensioni, ma la CSR, intesa proprio come responsabilità sociale, che abbraccia le imprese, che sono fatte poi da individui, perché le scelte sono aziendali, ma sono gli individui che le propongono, le disegnano, le fanno validare, è quello che ci dice che è il principale driver, perché porta con sé tutte le altre dimensioni che abbiamo elencato prima. E questo lo vediamo anche dal punto di vista finanziario, se pensiamo alle banche, se pensiamo alle scelte che vengono fatte dagli individui sulle abitazioni, sulle case, è pervasiva. E non abbandona tutte quelle altre logiche che conosciamo, che sono l'efficientamento, la gestione dei costi, gli aspetti normativi, la connettività, la condivisione. È semplicemente la punta. È quasi, come dire, una metonimia, è una parte per il tutto. Quello è. Non rappresenta solo una scelta minimale, ma è la punta dell'iceberg che in qualche modo dice come siamo schierati e dietro a cono ci indirizza e ci guida su tutte quelle altre scelte delle altre dimensioni che abbiamo visto, che rimangono fondamentali ma che hanno una stella polare che li guida. Io ho chiuso. Bene, grazie dottor Abriola. Io vi avevo anticipato che ci sarebbero stati... Grazie. Guardate, mi sembra che sia assolutamente meritato questo applauso, perché ci sono stati veramente tantissimi temi che siamo andati a insomma, investigare nel corso di questa rilevazione, e i risultati, come avete visto, sono stati molto interessanti. E proprio a partire dalle parole d'ordine, dagli elementi più interessanti che sono emersi da questa rilevazione, io volevo dar vita ad una sorta di dibattito che parte dal commento che possiamo fare insieme a Stefano Bendandi, che è il fleet manager, il travel manager, il mobility manager di Avoca, col quale però partirei da una considerazione che riguarda in sé l'azienda per cui Stefano lavora, che ha una connotazione fortemente orientata già nella sua stessa mission verso il rispetto ambientale e verso una serie di valori che hanno poi condizionato l'intera attività aziendale e quindi anche la gestione della mobilità.
E questo è un elemento importante da mettere in evidenza, vero Stefano? Sì, certamente. Intanto grazie Vincenzo, buongiorno a tutti voi. E partirei da un dato che Abriola ha citato poco fa, che di per sé potrebbe sembrare una cosa interessante, poi di fatto lo vedo un po' preoccupante. Dice: il 18% delle aziende ha come obiettivo la diminuzione dell'impatto. Il 18%. A fronte di quello che stiamo vivendo, il 18% è veramente molto poco. Mi sarei aspettato un dato un pochino di più, almeno come dichiarazione di intenti. Noi oggi ci troviamo, dobbiamo porci questa domanda. Noi stiamo seguendo il mercato, e qui parliamo di automobili elettriche, elettrificazioni della flotta, cioè stiamo seguendo il mercato o reagiamo al mercato o siamo proattivi verso il mercato? Perché mi sembra che siamo un po' troppo, stiamo seguendo il mercato, cioè ci dobbiamo adattare a delle decisioni o a delle situazioni che il mercato automobilistico o decisioni un pochino più in alto hanno preso. Quindi noi rincorriamo questo aggiornamento di flotta, questa ricerca di migliorare la situazione dell'azienda. Questo per dire che la nostra società, e mi piacerebbe spendere proprio 2 minuti soltanto su com'è la nostra società, questo processo di rispetto dell'ambiente ce l'ha nel suo DNA. Se voi considerate che nasce negli anni, metà anni 70, ed è un'azienda che ha sempre prodotto tutto in proprio, prodotti biologici certificati. Quindi il rispetto del prodotto, dell'essere umano, dell'ambiente, ce l'ha nel DNA. Noi trattiamo prodotti per la salute, quindi non possiamo tralasciare l'aspetto sociale e l'aspetto dell'ambiente. La nostra azienda nel 2016 ha cambiato il proprio statuto ed è stata una delle prime aziende italiane a essere riconosciute, a entrare a far parte delle società benefit. La società benefit è una società che ha come scopo primario non quello di fare profitto. Il profitto è una risultante di tante azioni che portano rispetto. Quindi è una forma giuridica molto importante, perché per entrare all'interno della società benefit noi abbiamo bisogno di presentare una relazione di impatto ambientale, che è obbligatoria per legge. Questa relazione di impatto tiene conto di tutti i vari processi dell'azienda, non ultimo anche quello delle automobili. Considerate che la nostra è un'azienda multinazionale, abbiamo le sedi Spagna, Francia, Belgio, Polonia, negli Stati Uniti, quindi è un discorso globale. E per fare questo ci sono 6 punti fondamentali, di cui uno, che è quello di cui principalmente mi occupo io, è la pratica che, leggo testualmente, diffonde le pratiche che rispettano e tutelino i delicati equilibri e le diversità dell'ambiente. Quindi tutto fa parte di questa relazione di impatto, dai macchinari che utilizziamo, dalle energie che utilizziamo, dalle vetture che scegliamo. Tutto questo fa questa relazione di impatto. Per darvi un numero, la nostra relazione di impatto è stata valutata a livello globale la 40ª migliore sulla relazione di impatto mondiale, è la prima tra le società certificate, le B Corp, quindi le società benefit. Ma dietro c'è un progetto che parte da molto tempo, per cui, tanto per citare alcuni elementi, a seguito della relazione di impatto e di quanto noi produciamo di CO2 nella produzione, compensiamo o cerchiamo di compensare parzialmente con la ripiantumazione di aree scoperte. Apro una parentesi, il mondo è stato mappato,
quindi si sa esattamente dove ci sono le foreste e dove ci sono gli alberi. Quando tu vuoi compensare, devi andare a implementare queste aree già piantumate. Quindi noi siamo andati a cercare queste aree e piantiamo ogni albero per ogni, con dei parametri studiati con l'università che ci consentono di farci perdonare per tutto quello che noi andiamo a emettere. L'abbiamo pensato per la nostra società, ma ci piaceva l'idea e abbiamo fatto un sito che qualsiasi cittadino, mettendo dentro i parametri della propria automobile, può capire quanto inquina e quanto può costare una compensazione della sua automobile. Quindi questo è anche abbastanza, è un progetto Adotta una pianta, andate in internet, lo trovate, mettete dentro i vostri dati, potete acquistare una pianta, due piante. Queste sono cose di 2-3 anni fa. Oggi stiamo cercando di migliorare le zone industriali, quindi andare a impiantare nelle zone industriali. Questo però cosa comporta? Che all'interno della nostra struttura abbiamo due persone che si dedicano esclusivamente, sono degli energy manager, che guardano tutto quello che è la gestione energetica dell'azienda. Abbiamo due persone che si occupano soltanto della specialità dell'impatto e sostenibilità dell'azienda e quindi redigono questa relazione di impatto. Abbiamo 9.000 metri quadri di impianti fotovoltaici sopra il tetto dell'azienda. Facciamo 1.200.000 kilowatt, produciamo. Ecco, questo capite perché quando poi arriviamo all'analisi dell'automobile, per noi è una mission proprio dire cerchiamo di ridurre l'impatto scegliendo vetture differenti. Dopo ci si scontra con il mercato e con l'analisi dei costi, con tutta una serie di parametri di infrastrutture, servizi. Chiaramente più si va avanti nel tempo, più la tecnologia migliora, per cui la parte di sicurezza delle automobili ormai è già a un livello molto molto elevato, si va a cercare proprio il particolare. Tuttavia, oggi, per come è strutturata la nostra azienda, facciamo ancora fatica a fare questo viraggio da un motore endotermico a un motore ibrido o totalmente elettrico. Pur avendo noi già 8 anni fa preso 7-8 vetture elettriche 100% elettriche, quando ancora cito Arval perché è il nostro fornitore, quando avevamo chiesto una quotazione della prima vettura elettrica si rifiutò di farcela, questo 8 anni fa, oppure in un altro caso ci fece un valore residuo del 25% a 3 anni, che chiaramente era praticamente impossibile e gestire canoni di quel tipo. Oggi siamo a un livello normale, cioè che io gli chiedo una vettura elettrica o una vettura termica è più o meno uguale, anzi nel valore residuo proiettato ai 3 anni forse andiamo meglio con le vetture ibride. Il nostro mestiere è un mestiere un po' particolare perché oggi ci vede coinvolti in scelte che riguardano il futuro, perché le auto che io vado a ordinare oggi, io ho una media di 38 mesi medi di periodo, mi fa già pensare a che cosa succederà tra 3 anni. E penso che questi siano gli ultimi 3 anni dove si possa gestire una vettura termica. Poi dopo il discorso è finito. Quindi per quanto riguarda il discorso di sostenibilità, è un progetto che ci deve coinvolgere tutti, ma deve portare le aziende a fare delle analisi un pochino più a monte, non soltanto riguardo all'automobile. Sulla sicurezza noi deriviamo da quello che il mercato ci offre, possiamo solo fare delle scelte, ma ormai tutte queste scelte di sicurezza sono inserite all'interno già delle automobili. Poi c'è un argomento, ma magari lo vedremo più tardi o se mi consenti di sforare di un minuto,
Quale argomento? Sul discorso della mobilità, perché è stato affrontato il discorso... Effettivamente, se mi consenti di fare una piccola introduzione a questo, uno dei motivi che ci hanno spinto a chiedere a te di partecipare a questo seminario è anche il fatto che l'esperienza di Aboca, per quanto sia innovativa da molti punti di vista, è anche innovativa dal punto di vista della gestione della mobilità integrata aziendale, perché come avevamo detto all'inizio, la funzione che tu ricopri in azienda è una funzione di regia su tutta la mobilità aziendale, che include il fleet ma anche il mobility e il travel management. E io so che siete partiti su questa strada ben prima che ci fosse una normativa che imponeva ad alcune, a determinati tipi di aziende, di andare su questa strada, normativa che peraltro recentemente è stata anche implementata. Ma al di là dell'aspetto normativo, voi siete partiti su questo progetto in anticipo, indipendentemente e non essendo coinvolti, visto che non avete la sede in una delle zone che sono coinvolte da questa normativa, per l'appunto dalla normativa stessa. Quindi è stato un progetto che avete implementato autonomamente. Cosa vi ha spinto? Quali sono i vantaggi che ne avete tratto? Quali erano gli obiettivi per cui siete partiti su questo progetto? Normalmente uno pensa che le cose vengano costruite, pensate, invece sono anche molto più semplici di quello che è. Tutto nasce dal nostro presidente titolare, che un giorno è venuto da me e ha detto: Mendandi, faccia in modo che ci siano meno auto nel parcheggio. Questo è stata poi la chiave. Dice: perché mi dà fastidio vederle e trovo ingiusto che ogni dipendente venga su in azienda con la propria auto, per cui cerchiamo di studiare qualcosa di concreto. Faccio una premessa: come ha detto Vincenzo, noi siamo in Toscana, siamo su una collina è distante 10 km dal primo centro abitato e altri 14 dal secondo centro più popoloso dell'Umbria, che è Città di Castello. E chiaramente la necessità, non essendo servita da mezzi pubblici, era quella di venire su con la propria automobile. A quel punto abbiamo incominciato in un primo caso cercando un mezzo pubblico noleggiato da noi, quindi un pullman che facesse una tratta un pochino più lunga e prendesse queste due città, e con circa 70, 80, 70 passeggeri facesse due servizi al giorno. Questo ha ridotto tantissimo. In primis l'abbiamo messo gratuito, è stato gratuito per 3-4 anni, poi abbiamo chiesto un piccolo contributo, ma era simbolico, proprio per l'impegno. Fate conto che questa operazione all'azienda costava circa 45.000 euro all'anno di noleggio. E a questo punto cosa c'è a monte? A monte c'è il rispetto del ruolo e degli orari, perché se i dirigenti o i responsabili ti mettono una riunione a 5 minuti prima che parta il pullman, è chiaro che salta tutto il progetto, perché dopo non ti puoi spostare, non puoi andarlo, e quindi la gente incominciava e ritornava sempre su con l'automobile. A quel punto abbiamo deciso di fare una cosa diversa: abbiamo tolto l'autobus e con lo stesso importo, 45.000 euro, le abbiamo destinato alla società, al JoJob che ci sopporta, e abbiamo fatto una struttura di carpooling, quindi attraverso un'app con tutte le anagrafiche dei nostri dipendenti, matchava i percorsi e le residenze, e quindi con una sorta di premi e punteggi lo prendeva sia chi veniva trasportato che chi trasportava. Alla fine di questo c'erano delle gare e noi abbiamo elargito in buoni carburanti lo stesso importo dell'autobus, però a chi accettava di fare carpooling. Questo è stato il primo esperimento di mobility proprio. Poi, essendo proprietaria all'80% di tutte le farmacie di Firenze, anche lo studio, per esempio, sui dipendenti è una cosa abbastanza interessante, perché il dipendente è dipendente dell'azienda. Quindi l'analisi della residenza rispetto alla distribuzione delle farmacie sul territorio ha portato a far fare a tutti il minor percorso possibile.
Non abbiamo ancora preso in esame biciclette o monopattini o motorini, però diciamo che da Firenze ce l'hanno già chiesto. Ci arriveremo. Grazie Stefano, abbiamo dato l'opportunità di fare due interventi in cui abbiamo messo in evidenza degli elementi molto interessanti e quindi adesso ritorniamo dal dottor Abriola. Permettetemi di esprimere una posizione un po' aziendalista quando dico che è vero che un parcheggio pieno di auto magari non fa un grandissimo effetto, ma le auto, soprattutto quelle che vedete in esposizione qui e al piano inferiore e che potete provare oggi a Company Car Drive, sono bellissime e nel 90% dei casi non inquinano perché sono elettriche o elettrificate. Però al di là di questo, degli interventi di Stefano, che ringraziamo e che ci ha dato veramente tantissimi spunti di discussione, emerge prepotentemente una sua opinione che vado così a riassumere. Se ragioniamo in cicli di utilizzo dell'auto aziendale che vanno di 3 anni in 3 anni, Stefano dice questo probabilmente sarà l'ultimo ciclo in cui potremmo ancora noleggiare delle auto con motore termico. È realmente così? Quali sono le prospettive dal punto di vista di un osservatorio indipendente sul settore della mobilità aziendale che ha veramente il polso della situazione e può dare avere un outlook preciso anche su questo? Sì, allora una premessa, io adoro Stefano Bendandi e prima gli ho detto che secondo me è 3 anni avanti, quindi non so, lui o l'azienda o entrambi, il combinato, esatto. E diciamo che senza voler essere categorici, assolutisti, è assolutamente di buon senso. La mobilità ha preso una direzione, tutti noi la vediamo, la sperimentiamo. Per certi aspetti possiamo anche dire la subiamo, nel senso che alla fine la mobilità è fatta di offerta, non è che ce la creiamo noi con le nostre mani, quindi è verosimile. Non so dire se sono 3 anni, se sono 5 o se saranno 2, ma la direzione è quella. In qualche modo c'è anche grandissima uniformità di giudizio su questo. Rimarranno delle applicazioni dove il motore termico ancora probabilmente risulterà l'opzione migliore non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale, ma diciamo che il grosso, il mainstream è esattamente coerente con quello che Stefano ha anticipato. Volevo aggiungere altre due cose sul tema della mobilità allargata che noi vediamo come osservatorio ma anche che vediamo come privati cittadini che leggono le notizie dei giornali. Io sono rimasto molto colpito sulla numerosità di esempi reali, concreti, che ruotano intorno alla mobilità e al nuovo lifestyle aziendale, che si leggono, che si trovano sui principali giornali, sui siti. L'Osservatorio del Politecnico di Milano, che ha registrato i circa 6 milioni di picco di lavoratori smart working, dice che in ogni caso lo smart working è qua per stare. E che a regime saranno circa 5 milioni i lavoratori italiani che proseguiranno con forme di smart working. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari non ci vai 5 giorni su 5 in ufficio, ma ci vai 2, ci vai 3. Questo ovviamente, quando prima dicevamo che bisogna analizzare tutte le dimensioni, no? Se pensiamo a chi era abituato al trasporto pubblico locale e faceva magari l'abbonamento, il ratio economico dell'abbonamento funzionava perché 5 giorni su 5 e 20 giorni su 20 nel mese e 240 giorni all'anno lo utilizzavo. Ma se io devo iniziare a prendere l'abbonamento e pagare quel valore e utilizzare il mezzo pubblico il 40, il 50% delle volte che ho pagato, non lo so se il costo unitario non inizia a consentirmi delle mobilità alternative che iniziano a diventarmi concorrenziali. L'altro dato che ho visto e che mi colpisce, perché mi sembra anche lungimirante per accelerare alcune cose, che alcune aziende stanno iniziando a retribuire maggiormente i dipendenti non assegnatari di auto, parliamo di dipendenti in senso assoluto, che si recano a lavoro con la bicicletta. Perché? Perché hanno in qualche modo verificato o credono che quel tipo di attività fisica porta ad avere dei dipendenti che arrivano in ufficio meno stressati, più orientati alla positività, fisicamente
più sani, quindi probabilmente che, come dire, un corpo sano, una mente sana, non lo so, in qualche modo un aspetto che è legato alla produttività. E l'altra cosa che aggiungo, sempre in questo ambito di cambiamento che stiamo vivendo, è uscita fuori, credo, 2 giorni fa, la ricerca sull'Islanda che ha definitivamente confermato la settimana a 4 giorni senza nessun tipo di perdita di produttività. E di salario. E di salario, sì, a parità di salario un giorno in meno di lavoro. Ora, io non voglio entrare in queste dinamiche, no, non è questo l'oggetto della discussione. Quello che mi piace cogliere è che la mobilità è strettamente connessa con quello che noi facciamo, perché la mobilità soddisfa un nostro bisogno e se il nostro bisogno cambia, cambierà anche la mobilità, il mix di strumenti, di mezzi che ci sentiamo di considerare, perché cambierà anche lo scenario economico di riferimento. Quindi tutto questo non fa nient'altro, e il Covid è stata veramente una grandissima accelerazione. Cioè non è che questi trend non c'erano, ma quando vediamo i dati, nel 2020 sono state vendute 280.000 e-bike, il 44% in più rispetto al 2019. Se ne sarebbero vendute di più senza Covid rispetto al 2019? Sì, ma io non sono sicuro che avrebbe fatto più 44%. E nel totale nel 2020 sono state vendute complessivamente circa 2 milioni di bici. Mi fa sorridere questo dato perché 2 milioni è un parametro storico che siamo abituati a considerare anche per le vetture. L'immatricolato storico in Italia, se uno deve darlo con l'accetto, è 2 milioni, poi sì, l'abbiamo chiuso a 1,5 milioni, lasciamo stare le fluttuazioni. E sono andato a vedermi la curva storica delle vendite di bici e le vendite di macchina. Sono due numeri che hanno viaggiato paralleli per anni. Dopodiché la bici ha preso una direzione, la macchina ne ha preso un'altra. Io non lo so se questo ha un significato, se possiamo immediatamente correlare causa-effetto rispetto a quello che stiamo vivendo, ma è un dato. Quindi la mobilità oggi, anche aziendale, anche professionale, è fatta di macchine. Sì, assolutamente, non sparisce la macchina, ma abbraccia molti più bisogni e, grazie a Dio, può utilizzare molti più strumenti che funzionano. Se il bisogno è diverso, lo strumento è diverso. Non uso il cacciavite a stella per girare una vite a taglio. Questo è. Grazie dottor Abriola. E ci avviamo alla conclusione. Con Stefano volevo fare un'ulteriore riflessione, partendo proprio dalla considerazione che è emersa adesso nell'intervento del dottor Abriola, che l'emergenza sanitaria ha avuto anche l'effetto di fungere da propulsore per molti dei cambiamenti che erano già in atto nel mondo della mobilità. E quello che mi ha colpito particolarmente nell'esposizione, e torno indietro di un paio di interventi della presentazione della rilevazione, è stato il fatto che c'è adesso, a distanza di 2 anni in vista dell'uscita, insomma, da questa situazione di emergenza, almeno si spera, l'outlook rilevato da parte dei fleet manager che siamo andati a interpellare è positivo rispetto alla gestione della mobilità, rispetto a ciò che può essere recuperato, insomma, agli obiettivi che ci si pone da questo punto di vista. È un aspetto che condividi? Sì, diciamo che lo stop forzato ci ha portato a fare delle riflessioni. In primis è stato quello sul tutta la rimodulazione della contrattualistica, intanto, perché se noi, come dicevo prima, abbiamo medialmente 36 mesi o 38 mesi di noleggio, trovarci delle automobili a 40.000 km dopo 3 anni ci sembrava abbastanza assurdo doverle sostituire. Alcune sono state fatte, alcune no. Diciamo che questo è stato un po' un lavoro fatto in concerto con i nostri fornitori, che ci hanno supportato nella scelta e nelle nuove riformulazioni di contratti. Ma questo ci ha portato anche
ovviamente a fare un saving, perché quando si va a rimodulare un contratto normalmente si vanno a fare modifiche anche di importi. La parte un pochino più complicata è capire appunto che cosa succederà nel futuro, perché auspichiamo che tutto ritorni come prima. Non voglio essere pessimista, ma non sono molto confidente in questo. Degli strascichi ci saranno sicuramente, e non si tornerà a breve come la situazione precedente. Il discorso dello smart working che è stato citato poco fa, già ieri, mi sembra ricordare, il nostro ufficio del personale ha incominciato a mettere già fuori delle nuove regole, perché da uno smart working regolato, come era prima della pandemia, poi siamo andati a uno smart working open per ovvi motivi di necessità. Adesso stiamo cercando di riregolarlo, magari un pochino aumentando le giornate di smart working. Ma per esempio, slegato un attimo dal mondo dell'auto, abbiamo perso la proprietà, chiamiamola così, del proprio ufficio. Oggi l'azienda si propone come uno spazio disponibile per i propri dipendenti. Nessuno avrà più il suo ufficio, anche perché sono delle regole per cui legate ai metri quadri non possiamo stare in più di tante persone dentro l'ufficio, per cui anche lo smart working viene, cioè non lo smart working, il lavoro in presenza viene regolato su della prenotazione di spazi attraverso un'app. Io oggi vengo in azienda, prenoto, ho una mappa delle scrivanie, mi prenoto quella scrivania, spostando gli archivi in centri condivisi. Cioè c'è un po' tutto un meccanismo che, se uno fa un parallelismo tra le automobili e gli spazi, è più o meno la stessa cosa. Di là ci sarà la tendenza per il futuro a non avere più le auto di proprietà, o comunque le auto assegnate, ma auto a disposizione di tutti. D'altra parte ci sono gli uffici a disposizione di tutti, cioè cambia proprio la visione. E questo questo è come conseguenza della pandemia, perché purtroppo dobbiamo far fronte a questo tipo di nuova realtà. Per quanto riguarda, dicevi, l'outlook la positività, il fatto che comunque ci sia un outlook positivo per ciò che riguarda le previsioni nella gestione della mobilità cosa interessante. Questo assolutamente sì, perché poi la mobilità si traduce in emissioni, costi, tempi. Ora per me è un pochino più difficile rispetto magari a voi, perché noi non siamo in un centro abitato, siamo in una periferia, molto periferia. La città più vicina a 45 km Arezzo e 70 Perugia, per cui non subiamo le problematiche della città. Però, per contro, quello che dicevo prima, abbiamo questa mobilità necessaria per raggiungere il posto di lavoro. E quindi ci chiedono anche proprio i rappresentanti sindacali, ci chiedono di avere dell'attenzione per questo, per cercare di venire incontro un po' alle necessità dei lavoratori. Questo sicuramente. Bene, grazie Stefano. Abbiamo parlato di sostenibilità, flessibilità, sicurezza, insomma sono stati tutti i temi all'ordine del giorno che sono stati affrontati nella rilevazione nel corso di questo seminario. Ecco, è emerso anche che tutto quello che stiamo vivendo non è, o la direzione in cui stiamo andando non va verso la normalità come la intendevamo. Editorialmente, giornalisticamente abbiamo inventato un termine che è la nuova normalità. È proprio questo che noi andiamo a investigare, cercare di capire quali sono le tendenze che ci porteranno verso questo obiettivo. È proprio su questo che volevo lasciare la conclusione al dottor Abriola, per cercare di capire in che maniera stiamo andando verso questa nuova normalità e quali saranno, sulla base degli elementi messi sul piatto della discussione nel corso di questo seminario, nel corso di questa giornata, quali saranno
gli elementi più importanti per andare verso questa nuova normalità? È un bel compito una conclusione del genere. Io credo, personalmente, mi è capitato tante volte di vedere i documentari sulla nascita della macchina, no? A inizi del secolo scorso. Contemporaneamente nasceva anche, diciamo, l'aviazione, e guardandolo chiaramente con la comodità di vedere e di sentire i commenti, di capire alla luce anche di un cumulato di 100 anni di storia successiva e di rimanere affascinato dai cambiamenti che quello sviluppo tecnologico stava regalando alla società. Perché non dimentichiamoci, se immaginiamo, senza voler essere volgari, ma se immaginiamo la New York degli anni 20, gli anni, quegli anni lì, dove c'era ancora una prevalenza di cavalli, c'era un grande tema. Erano i cavalli morti, erano le feci dei cavalli, cioè c'era un tema igienico veramente profondo. La macchina ha risolto un problema, non ha solo dato libertà, se pensiamo al sogno americano, la mobilità, il cost to cost, ha anche risolto dei problemi sanitari, diciamo così. Oggi noi viviamo la macchina con il motore termico come una delle cause che ha ridisegnato le nostre città, dove, se le guardiamo dall'alto, la metà è occupata da macchine ferme. Ce ne siamo accorti in pandemia, quando hanno lasciato gli spazi dei parcheggi per far sì che i bar potessero utilizzare gli spazi esterni. In più, diciamo che ha inquinato l'aria, anche se poi è responsabile solo di una parte. Noi oggi stiamo vivendo una trasformazione che non ha nulla di meno di quella che è stata vissuta un secolo fa, nulla di meno. Anzi, contiene tantissimi elementi di novità, perché è legata a una trasformazione della società, della digitalizzazione, delle possibilità, della conoscenza in ogni dove, in ogni momento. 20 anni fa internet valeva forse per le mail, ma cioè, se adesso io non lo so chi di voi, io lavoravo nelle telecomunicazioni 20 anni fa, si parlava già di applicazioni, di disponibilità, di questo mondo web, che però poi alla fine 20 anni fa si andava giusto a leggere 4 notizie online su siti che comunque non è che fossero, come dire, così ricchi. Oggi, senza internet, andiamo in vacanza quando spegniamo il cellulare. Cioè, essere in vacanza vuol dire spegnere il cellulare. Quindi la mobilità, che è uno degli elementi più evidenti, forse perché è veramente un forerunner, è una delle cose che sta avvenendo per prima, è quella che ci sta portando nella società del futuro. E io personalmente, se mi metto a fare il bilancio degli aspetti negativi e gli aspetti positivi, io credo che si possa essere ottimisti. Lo so che è, come dire, è più intelligente sembrare pessimisti sulle cose, perché da questa percezione di essere in grado di valutare più aspetti, un ottimista alle volte pare il sempliciotto piuttosto che l'ingenuo. Però io mi chiedo, abbiamo avuto una pandemia che siamo riusciti in qualche modo quasi ad arginare con un vaccino, funziona, non funziona, in questo momento diciamo ci sta lasciando un po' più di respiro. Stiamo vivendo una trasformazione tecnologica incredibile, le macchine andranno forse da sole prima di quello che crediamo, magari voleranno, ci sono i primi prototipi. Cioè, non lo so, mi sembra che abbiamo davanti un ventaglio di opzioni di mobilità che fino a 10 anni fa, ma neanche ci sognavamo, forse nei fumetti c'erano. Oggi sono qualcosa che iniziamo a toccare, a vedere, a crederci. Io dico che di fronte a questo possiamo essere ottimisti. Per noi, per la mobilità, ce lo possiamo concedere, non mi sembra un lusso. Ce lo possiamo concedere, quindi questo è quello che mi sento di dire. Io condivido pienamente questo intervento e do la parola per un ultimissimo intervento a Stefano, che ci ha richiesto un minuto per chiudere. Anche meno, era solo per riallacciarmi a un discorso che faceva il collega.
essendo un appassionato di automobili, volevo solo dire che oggi non abbiamo inventato nulla. Tra il fine 800 e il 1930, negli Stati Uniti, un terzo dei veicoli circolanti era elettrico. Quindi tutti i taxi di New York, che lui citava New York, erano elettrici. Questo nel 1912. Quindi non è che fu 100% elettrici, soltanto che c'era il problema che probabilmente c'è anche oggi: costi di produzione, problematiche di ricarica e chiaramente autonomia. Quindi, per dire, è un ciclo che torna, probabilmente oggi abbiamo un pochino più di tecnologia e sicuramente andremo meglio, però se andiamo a vedere la storia già avevamo capito che il veicolo elettrico forse era la soluzione migliore. È un andamento ciclico, quindi, che ci lascia anche più confidenti sul futuro, e su questo messaggio di ottimismo vi lasciamo alla pausa pranzo, per cui se salite di un piano troverete un ottimo catering.